Benissimo, è sostenibile a lungo questo regime? Un regime che presuppone molta autodisciplina, no? Invece ci sono molte tentazioni, gli esseri umani tendono a mangiare male spesso. Certo che ci vuole un po' di autodisciplina, come in tutto della vita, insomma, cioè non è che si può pretendere di essere uno che ha dato di andare a fare, a correre o andare a scalare, a farsi una passeggiata in montagna se non si è allenati, no? Cioè tutto richiede disciplina. Però, insomma, è un po' come l'attività fisica, se una persona non è allenata e inizia a fare attività fisica, a fare, andare in bicicletta, dice ma, mamma mia che difficoltà, che fatica, poi invece uno dopo alcuni mesi che si allena, prova gusto. Molti di questi ciclisti amatoriali, di queste persone che fanno sport, hanno un benessere psicofisico nel fare attività fisica e poi continuano a farlo perché si sentono meglio, si sentono bene, perché il loro organismo sta bene. La stessa cosa per la restrizione calorica, cioè anche lì non, ci vuole una scuola ed è per quello che in istituto stiamo pensando proprio di creare una struttura ad hoc in cui si fa sia ricerca ma si fa anche educazione. Perché è importante educare le persone e spiegargli come poter mettere insieme una dieta che sia comunque gustosa, perché non significa restrizione calorica mangiare metà porzione di qualsiasi tipo di cibo, perché lì diventerebbe restrizione calorica con malnutrizione. No, si tratta di cambiare le abitudini alimentari in modo di favorire cibi ricchi di nutrienti e poveri di calorie vuote e cercare di eliminare il più possibile i cibi ricchi di calorie vuote.